know already that the third activity for teachers, part of the Erasmus Plus project, part of Europe is here in Onești, in Romania, and we are happy to be together. It's an honor for us to have you all here. I know you wanted to come to Romania to meet our community, to meet our students, and it's a pleasure for us. And we think that with what we are doing today, we'll change Europe. Okay, in French. Bonsoir à chacune et à chacun. Je suis contente de nous voir tous réunis ce soir pour célébrer l'Europe. Quelques jours après la journée de l'Europe, le 9 mai, c'est un bon moment parce que j'ai eu ce rêve de voir à Onești ou de transformer. De toute façon, dans ma tête, Onești, dans une ville européenne, ça va arriver avec ce projet. Donc, Onești maintenant est plus connu en Europe grâce à nos partenaires qui sont venus à Onești et qui, cette semaine, participent à ce laboratoire de recherche didactique pour les enseignants. Je suis contente de voir aussi les élèves qui vont suivre nos pas dans leur laboratoire qui va commencer au mois d'octobre à Florence, en Italie, comme nous avons commencé il y a presque un an. Oui. C'est un moment important pour nous tous. L'Europe se reconstruit et vraiment je trouve que nous sommes des personnes importantes parce que nous participons à cette reconstruction avec notre projet. C'est une vision que nous présentons et que nous souhaitons qu'elle soit vraiment positive, durable et compréhensible pour tous les pays membres de l'Union européenne et pour les autres pays de l'Europe et du monde. Buenas tardes, hola a todos, bienvenidos, sean bienvenidos en Rumanía, el país europeo donde el emperador Trajano ha construido un puente, ha venido de España y de Italia también y ha construido aquí un país de origen latino en un enclave eslavo. En este proyecto que se llama Europa Divide y Vivo, aprendemos cómo podemos ver nuestro futuro, cómo podemos vivir con otros, cómo podemos entender a nuestros contemporáneos. Gracias para esta oportunidad y espero que descubrimos en este momento y en otros momentos nuevas experiencias. Okay. In italiano, cari partner del progetto Europa Ti Vedo e Ti Vivo, benvenuti a Onești. È un grande onore e siamo tanto contenti di avere tra di noi questa settimana i rappresentanti dei paesi partecipanti a questo interessante progetto, l'Italia, la Spagna, la Francia e la Grecia, che accogliamo calorosamente. Ci auguriamo di trascorrere alcuni giorni meravigliosi insieme e speriamo sinceramente che il nostro progetto sarà un reale successo. In questo modo saremo in grado di dare un nuovo volto all'Europa. Vi auguriamo un piacevole soggiorno in Romania. And as long as we don't do anything without our students, and logically they don't do anything without us, they are here to present a short moment connected to our project. So please
have your places where you have to go. Develop different areas such as I'm sorry, I'm very emotional right now. They help to improve different areas such as cultural research, employment and social inclusion, regional and urban development, and also education and training for the youth people. Europe means that citizen expectations are met. Citizen satisfaction with public services depend on their expectation and their perception of performance. For any public service organization, citizen opinions matter. In particular, for justice agencies, those views are vital in terms of citizen cooperation with how the system works. Therefore, meeting our expectation is important for the European Union. Europe means fair elections. Elections are one of the defining bases of a functioning democracy and can make a major contribution to peace, security, and conflict prevention around the world. Means efficiency and effectiveness. Efficiency is determined by the amount of time, money and energy that are necessary to obtain certain results. Effectiveness is determined by comparing what a process can produce with what they actually produce. The EU is promoting these values and provides a favorable environment for citizens to develop. Europe means human rights. Human rights are inherited to all human beings, whatever their nationality, language, skin color, sex, or any other status. Human rights are equally entitled to all humans, and those rights are interrelated and interdependent.
means development cooperation that supports a country over the medium and long term, so they can overcome poverty and they can have economic growth that benefits all parts of society. The European Union works hard to ensure that the change from emergency to development assistance runs smoothly by linking them with each other. Europe means cultural diversity and is nothing more than a difference from the majority. In any culture, there is a majority and a minority. Europe means innovation, but what is innovation? Innovation is kind of an EU strategy to create a friendly environment to the ideas to be... let me start again. Innovation is a strategy, is a new strategy to create an innovation-friendly environment that is promoting. No, it's not. It's okay. And I have the pleasure to represent the historical archives of the European Union here in Onesti. For those of you who don't know, the historical archives are part of the European University Institute, which is based in Florence, and they have a really important role in the European Union because they are the only place in the Union where all the documents or the work papers and also private funds for politicians are kept and preserved in order to make them available for researchers and students and also for this type of project that we are doing nowadays. I want to thank again Virginia, but all the teachers and the director for the amazing organization and the efforts that showed us today, and I think today has been a beautiful day, a productive day for the workshop that we have done, but I think the whole week and the whole project in these 3 years will be a great success and will spread the European citizenship that we want to make understand to the great public. Thank you again, and I'm gonna show you the video that resumes the work that were done in the previous workshop held in Biarritz in March. Confrontarsi con altri colleghi, con altre scuole, con altre strutture, vedere come funziona.
relazione alla l'istruzione scolastica. Je pense que progressivement le projet évolue, se transforme, s'enrichit. Vorrei esortare gli studenti a trovare degli esempi di solidarietà, di laicità, di democrazia, insomma, tutti quei concetti espressi dalle parole chiave. I think it gives an opportunity to both teachers and students to feel real members of the European family. We need to revive this feeling of Europe. So, thanks again. I don't know who comes next. Operato Santa Cruz. Operato Giuseppe De Michele, dottore Giuseppe De Michele. I have to find the computer. Maddalena, please. Let me help you. Ma forse poi ci sto io, volevo fare dei ringraziamenti. La cartella è onesta, quindi non si sbaglia. Oh. Good evening, I'm Giuseppe Micheli. I don't represent Santa Croce, I am Santa Croce. I would like to speak in Romanian, but I use Maddalena. Spero che capisca bene italiano. Speriamo. Sì. Però sarò lento, dirò una parola, una traduzione, ok? Come il cambio con l'euro, si spera, no? Il lei, un euro, nel futuro prossimo. Allora, oddio. Non mi apre... Ah, sì. Già questo file non si vede. Aspetta, si può cambiare computer, qualcuno ce l'ha? E ce l'ho io il mio. Perché il mio fa un po' le pizze. First problem. E allora, voi due ragazze? No, tutta... A tutti quanti? Ah, benissimo! E allora io devo dire, confessarvi, che la prima volta che ho studiato l'albero della vita è grazie a Mircea Eliad, che è il più grande studioso al mondo dell'albero della vita. Grazie a voi. Proviamo a vedere. Aspetta, io ti sto cercando. Questo è un altro computer. No, perché anche questo non è l'attacco. Il bello della diretta. Come si dice in rumeno il bello della diretta? Il dramma della diretta. È questo. Thank you.
Allora, Maddalena, per voi. Allora, cominciamo con questa immagine che è il disegno di una favola di Andersen. Să începem cu această imagine care reprezintă desenul unei fabule scrisă de Christian Andersen. Christian Andersen, quando è venuto a Firenze, ha raccontato la storia di un cinghiale, di un maialino di bronzo. Când a venit la Florența, Christian Andersen a povestit o fabula unui porc mistreț. C'è un famoso porcellino di bronzo che guardano tutti i turisti a Firenze e Andersen immagina che questo porcellino, su invito di un bambino, comincia a girare per conoscere la città. Există o statuetă de bronz a acestui porc mistreț și copiii cred că el se învârte pentru per girare per fargli conoscere la città di Firenze. Per fargli conoscere orașul Florența. Quindi, andando avanti, l'immagine dopo, il bambino parlando con il maialino prendono appuntamento la sera quando è buio. Vorbind cu porcul, copilul face un programare. E arrivano di notte con la luna piena in Santa Croce, questa è la facciata della chiesa di Santa Croce, e sentono un grande suono di organo, vedono una grande luce e entrano dentro. In fața bisericii di Santa Croce aude un sunet de orgă. Andiamo avanti. E quando sono dentro cominciano a girare dietro i grandi monumenti. Questo è il monumento di Galileo Galilei, il grande scienziato che è sepolto in Santa Croce. Quando arrivano inoltre, cominciano a fare il tour del monumento. E questo monumento di Galileo Galilei, che lo schizza per Galileo Galilei, uomo di scienza. E qui il disegno sembra quasi che faccia di nuovo l'esplorazione spaziale che Galileo ha fatto col telescopio. Questo disegno seamănă cu explorarea spațială pe care Galileo a effettuato col telescopio. Andando avanti, qui sono loro ad ammirare un altro grande patriota e intellettuale letterato italiano, Vittorio Alfieri. Aici admiră un alt patriot, om al literelor, italian, Vittorio Alfieri. Andando avanti, qui sono davanti al monumento di Michelangelo, perché Michelangelo è sepolto in Santa Croce. În fața monumentului lui Michelangelo, pentru că el este mormântat în Santa Croce. E la storia di Andersen va avanti con questa specie di guida turistica, dove la guida è il maialino. Și povestea continuă cu această fabulă, unde ghidul este practic porcul mistreț. E alla fine della visita poi loro escono da Santa Croce e continuano a visitare Firenze. La finalul vizitei ies din biserică și continuă să viziteze orașul Florența. Allora, ho cominciato con questo racconto per bambini, ma anche un racconto per adulti, per provare a vedere la realtà con gli occhi dell'immaginazione. Am început cu această poveste pentru copii, care de fapt nu e doar o poveste pentru copii, pentru a demonstra și pentru a vedea acest lucru cu ochii imaginației. Quello che oggi cerchiamo di iniziare a fare è cominciare anche a fare questa visita ideale dell'Europa. Începem astăzi să facem această vizită ideală, mentală, a Europei. Abbiamo utilizzato questi due punti di partenza, gli archivi europei e Santa Croce. Am utilizzato aceste două puncte de plecare, arhivele europene și Santa Croce. Perché gli archivi europei hanno il deposito della memoria dei documenti. Pentru că arhivele, în arhive se găsește memoria documentelor. E Santa Croce è una enciclopedia di monumenti. Iar Santa Croce este o enciclopedie de monumente. Allora, imparare a leggere un luogo come se fosse un'enciclopedia. Să învățăm să citim un loc ca și când ar fi o enciclopedie. Ci permette anche di capire quanto una città
un palazzo, una chiesa, e sono un luogo dove si può capire e leggere la storia. Ne permite să ne dăm seama un palat, un loc, un oraș, cum într-un palat, într-un loc sau într-un oraș se poate începe să se citească povestea. Andiamo su quella Castellani. Castellani un'immagine soltanto. Allora, e questo è sempre un disegno per ragazzi, dove una delle, dei luoghi dove ci sono i disegni, che noi diciamo sono i PowerPoint antichi, no? Dove le immagini poi venivano raccontate con le parole. Este tot un desen pentru copii, totuși aceste imagini sunt un fel de PowerPoint. Di un PowerPoint antico. Antico, vechi. Un fel de PowerPoint vechi. Quando non esisteva il computer când e si disegnava per spiegare. Non esistevano calcolatoarele și se desenau fără tehnică. E questo in qualche maniera riassume questa idea di costruzione di qualunque progetto, no? Quindi oggi parliamo dell'Europa, allora era la costruzione di una cattedrale, la costruzione di un palazzo, la costruzione di una città. Riaffirma questa idea di costruzione a un palazzo, a un oraș, a un progetto in generale. Quello che in partenza abbiamo presentato ai professori che sono venuti da vari paesi a Firenze è stata questa mappa, come quando andiamo da turisti in una città nuova e compriamo una mappa della città. Am presentat profesorilor care au venit în acest proiect această mapă ca o hartă, come una mappa. Come una mappa della città. A un oraș. E una cosa curiosa delle mappe è che le mappe si capiscono quando uno ha finito la visita, quando uno ormai è abituato a camminare dentro la mappa. La carta si intende dopo che cineva ha terminato di fare acea visita, mai bene decât la început, è meglio che all'inizio. Meglio che all'inizio. Sì. E in questo senso quello che vi facciamo vedere è una mappa che è un labirinto, un grande labirinto, un Luna Park dove è difficile poi muoversi, però diventa anche un percorso poi da provare a analizzare scegliendo i punti poi dove fermarsi. Este o hartă ca un labirint, unde este greu să te descurci la început, dar până la urmă se găsește o cale i PDF pentru a ajunge percorso per no, un percorso allora, dove poi possiamo fare ragionamenti diversi, ma ora non entriamo, non spieghiamo Santa Croce. Sì, cliccando sul file, sul PDF, dove, allora, CTRL L, dovrebbe venire a schermo intero. Non risponde, quindi elabora, ora si apre. La prossima volta mettiamo la musica, magari il partner, sì. Così c'è tempo per emozionarsi. Questo non è a schermo intero però ancora. Eccolo. Oh. Allora, questa mappa generale, questa è un riassunto di che cos'è questa enciclopedia di Santa Croce, questo monumento. Această hartă generală este un rezumat a ceea ce înseamnă Santa Croce, monumentul. Quindi partendo da un'icona, da un'immagine che è un francobollo. Plecând de la o imagine care reprezintă un timbru. Se invece devo cominciare a entrare dentro a questo timbro, a questo francobollo, ho vari temi, vari elementi, no? Scompongo come in un gioco, come in un giocattolo che io distruggo. Dacă intrăm în acest timbru, avem variate teme, elemente care se descompun. E
immagino di camminare qua dentro nelle varie isole, nelle varie parti di Santa Croce, come nelle isole di un arcipelago. Ne immaginăm că mergem pe acele părți variate ale monumentului ca și când am păși pe niște insule variate ale unui arhipelag. Però è importante a livello psicologico, ma anche di conoscenza, provare a fare mappe diverse, no? Anche con la fantasia, con l'immaginazione. Quindi questa è importante a livello psicologico, chiar să concepem acest tip de lucruri. Quindi questo a Santa Croce è la chiesa, questa è la parte che sta sotto la chiesa, ci sono varie parti, però potrei immaginare che questa è la Spagna, questa è la Francia, cioè immaginare le isole che poi devono collegarsi tra loro. Putem să ne imaginăm că acele părți reprezintă diverse țări care la final au legătură și se leagă practic între ele. E un buon idea, simbolo di tutto questo è quello che voi avete fatto con quell'albero lì e che noi in Santa Croce abbiamo come albero della vita. Un simbol al acestui lucru este ceea ce voi ați făcut pe acea plajă și la fel se vede același lucru în acea imagine care reprezintă arborele vieții. Quindi, come nella vita biologica, nella vita delle piante, nella vita degli esseri umani, da una piccola idea, da un piccolo nucleo, può nascere poi dopo un grande albero e poi tante altre piante. Ca și în viața biologică a plantelor, se pot naște diverse plante și apoi din acele diverse plante se poate naște un copac foarte mare. E ovviamente uguale nascono tante idee, tanti concetti, quindi noi abbiamo una nostra geografia mentale e una geografia fisica. Și în același fel se nasc concepte și idei, în consecință noi avem o geografie mentală, una geografia mentale e una geografia fisica spaziale vera. Fisica spaziale. Allora, io oggi potrei anche fare una stessa descrizione di una mappa di questo tipo della biblioteca di Onești. Si poteva fare astăzi chiar o descriere in același fel a bibliotecii de aici din Onești. Perché anche qui c'è un pianoforte, c'è una situazione teatrale, ma è molto diversa da quella che c'è giù, no? Quindi abbiamo isole diverse che hanno funzioni diverse. Avem insule diferite care au funcții diferite. Nu este același lucru. Però si parla di biblioteca, una biblioteca, no? Però si parla di una Santa Croce, ma sono tante Santa Croce. Si parla di un'Europa, ma sono molte Europe. Se vorbește de o bibliotecă, dar sunt mai multe biblioteci. Se vorbește de Santa Croce, dar sunt mai multe Santa Croce. Se vorbește de o Europa, dar sunt mai multe Europe. Quindi è importante provare a vivere situazioni anche che non conosciamo, come non conosciamo l'Europa. Però provando să încercăm să trăim situații pe care nu le cunoaștem, așa cum nu cunoaștem nici Europa. Cominciando a capire cosa posso trovare nelle varie stanze, nei vari luoghi, nelle varie isole separate. Încercând să înțelegem ce putem găsi în diferite încăperi separate, în diferite locuri separate. Quindi Santa Croce non è una singola isola, è l'insieme, così come l'Europa non è solo Juncker, non è soltanto la finanza, è anche le speranze di ognuno e quello che ognuno pensa di poter avere da questa libertà di comunicazione del continente europeo. Europa non è solo una singura, Europa este compusă din mai multe părți, Europa nu înseamnă numai Juncker. Non è Juncker, non è solo la finanza, non è soltanto la politica. Nu reprezintă doar politică, finanțe. Quindi ognuno di noi è una parte del panorama europeo. Fiecare dintre noi face parte din această panorama europei. Quindi questo è l'inizio di un percorso che noi stiamo cercando poi di rendere anche più semplice per fare un percorso anche con i ragazzi e arrivare alla fine di questo percorso avendo creato questo nucleo familiare, no? Europeo. Este un început al unui curs pe care încercăm să-l creăm pentru a ajunge, per raggiungere questo obiettivo di creare una sorta di piccola famiglia, no? Tra questi paesi del progetto. Acest obiectiv de a crea o mare familie între aceste țări. Quindi il fatto delle mappe, di avere un ricordo non soltanto scritto di testi ma anche di immagini, di quello che sono i nostri diari anche di esplorazione, questo crediamo sia importante raccogliere questo materiale. Avem o amintire nu doar scrisă, ci și
o a mentire mentale? No, è buffo che poi cerco di capire lei e riesco a capire cosa manca. Cioè, questo è già bellissimo. Sono contento di cominciare a capire più o meno. No, insomma, il senso credo sia questo. Non vorrei aggiungere altro perché tanto non siamo qui a fare una descrizione di Santa Croce o del progetto in senso analitico. Quindi vi ringrazio. Non so cosa si è capito, ma insomma. La prossima volta questo ve lo faccio con l'audio e lo faccio animato, no? Con le flashlight, così sarebbe. Va bene? Invito gli studenti ad aiutare noi, i professori, con la vostra partecipazione e la vostra gioia di lavorare tutti insieme. Questo è il vostro compito, di andare lì. Pentru ei este deja o mare bucurie dacă ne implicăm noi ca elevi și participăm. Cu bucuria și cu energia voastră creativă. Questo a noi serve questo. Lor serve. Ei asta doresc. Și vouă să vă servească implicarea aceasta în proiect și crearea de legături cu noi, profesorii, ca să transmitem mai departe acest mesaj al Europei. Sărbătorim anul acesta 60 de ani de Europa. Nous fêtons cette année 60 années de paix en Europe et c'est vraiment très très important de savoir que l'Union européenne a été créée pour construire une paix durable sur notre continent Europe. So we need that they help us. Et nous avons besoin de votre contribution de continuer le message pour que la paix soit vraiment durable en Europe, même si Europe doit traverser des moments de crise. Ça arrive dans la vie de chacun, pourtant il est important de traverser ces étapes et de continuer à croire tout d'abord, à croire et après d'agir, de faire quelque chose, parce que rien ne se passe, rien n'arrive que grâce à l'action et aux corrections que nous faisons. Et c'est une voie que les pères fondateurs de l'Europe ont ouverte il y a 60 ans. Et maintenant, nous avançons dans cette direction. Et il faut ouvrir peut-être d'autres horizons, pourquoi pas. Il faut réinventer, vous avez déjà parlé du développement, de l'innovation et d'autres valeurs et principes de l'Union européenne. Donc c'est important de trouver d'autres façons de montrer comment c'est possible de transmettre le message, même quand les contextes changent. Bravi ragazzi. Je vous félicite moi aussi. Et je trouve que vous êtes des étoiles. Oui, et c'est important de prier comme les étoiles. Oui, sur le drapeau bleu de l'Europe. Bravo. I come with an idea, maybe it's part of the program already prepared, scheduled. If each school, each representative country has a short presentation for our students, our teachers to know how education goes in that area. Parler avant. Nous invitons maintenant un représentant de chaque école de nous transmettre un message.
Qui? Perché capofila. Hello everybody, I speak English, no Romanian, unfortunately, yet. My name is Lucia Geraci and I belong to Istituto Peano, which is the school, the leader school of this project, and I'm here with the deputy headmistress that also teaches mathematics and two law teachers. We've been having and dealing with Europe already in these years, and we've taken part in different European projects, Comenius projects, one that was called Transnationalità, that allowed groups of students to spend a fortnight, 2 weeks abroad in a foreign country where they could do a sort of traineeship, for example. Huh? And so we went to Spain for 2 weeks, we went to Wales and in UK for 2 weeks, for example. Another project was Digital Natives for Democracy. We are a very technological school. We have a LIM in each classroom. So when you come and visit us, you'll see that we have multimedia laboratories. We have quite a lot of technologies. So we are, you can see, Istruzione Tecnica e Liceale means that our school, that is a high school, as you may know, in our high school students range from 14 to 19. And we have two different branches. One is the technical branch, and one of the classes participating in this project is a class that studies, that is more into, business, and also foreign languages and laws. Whereas the other branch is the language branch. So our students in the language branch study modern languages, English, French, Spanish, German, three languages, either German or Spanish, usually. So they're very much interested in everything that is foreign, in foreign countries, and in having exchanges with foreign students. And we are also quite expert, we should say, with exchanges. Every year we travel abroad with our classes. So either for, we've always had cultural exchanges with Spain, quite a lot, France. Otherwise, if we cannot find partners, we go on, let's say, visits, yes. And also language stays, even if for just for 1 week. So our students have the chance to see what life is like in Europe. And we have already hosted your teachers in Florence, and so we really look forward to have this first meeting in October with you or your friends, your classmates, and my class and my colleagues' class is really looking forward to meet you there and work with you. And of course we are quite proud to be here, and we thank you very much for your warm welcome. Thank you. So hello everybody, my name is Cielo. I come from Spain, from the city of Valencia. And I'm going to be very short because I get very nervous when I have to speak in front of people. But I just want to say we're delighted to be here, and we are delighted to be in this project. Our school has been involved in other projects. We
as the other teacher said. We are one of the schools which had an exchange with Beano, and that's why we are here, really, because one of the teachers told us about the project and invited us to participate, so we said, yes, of course. And I never thought I would be, you know, traveling to Romania, so it's been it's amazing. So far, the experience is great. And they think everybody is going to be, you know, fine. We may encounter problems, but I'm sure we will all work them out, and we won't have any problems at all, because we are really, you know, working together, all the teachers, in the meetings and in the laboratories and in the workshops and everything. So, and you have some pictures there if you want to know what the city looks like, if you have heard of Valencia or not. And as regards our school, I just want to say that our school has academic and vocational studies. It's a quite big school. We have 1,000-something students. My colleague there, Teresa, is coming with me. She's part of the board. And we are, you know, as I said before, we are really happy to have these exchanges with people from other countries. So we'll be delighted to have you there. And I'm sure our students are going to be, you know, I'm looking forward to coming here and meet you, okay? So thank you very much. That's all I want to say. I'm Sophia, I'm an English teacher. I work in Zanio Experimental School. This is a Greek school, the Greek partner of the project. 2 years ago, we started a EU Citizens Club. After the Greek referendum and a critical moment in our being within the EU, we decided that we should tell our students about Europe, they should learn about Europe and find the truth and the lies being told about the EU. And as part of this club, we visited Florence, and that's how this partnership came up with the Italian school and the archives. As a school, we are an experimental school, we are interested in innovation. We are not a mainstream school, that's why we try and implement new ideas and new approaches to teaching and organize several programs or extracurricular activities. We run a lot of clubs that each student can find his or her place in the school, such as the Algorithmics Club, the Art Club, the Music Club, etc. We also have many cultural, health and environmental programs. This school is a high school, junior high school. That means that our students range from 12 to 15 years old. We are very pleased to be part of this project because we come from Greece, a place where the dialogue and democracy were born. And this project gives us the opportunity to take part in a dialogue with our past, our common cultural heritage, to get to know better our past so that we won't make the mistakes of the past in the present or in the future. We are very happy to be here, and for us to get to know each other better, because we are all part of the European family, and we are all privileged to have to live in a place where there is democracy and human rights, and of course this is a land of peace. We are very privileged to be Europeans because we can enjoy all these things that that people in other parts of the world cannot have the opportunity to benefit from. Okay, that's Alexandra.
Tu as besoin de quelque chose? Non, je trouverai bien quelque chose. Bonsoir à tous. Nous sommes français, donc indisciplinés, donc on ne respecte pas la règle. On voudrait remercier toutes les équipes qui ont participé au projet, qui nous ont invités, et notamment la Roumanie. Madame la directrice, merci. Merci Gabriella. Et merci Virginia pour cette rencontre. Nous avons eu le privilège d'accueillir à Biarritz deux meetings déjà, qui nous ont permis de créer des liens, de nouer des amitiés, de travailler ensemble et notamment d'échanger sur la mise en application du projet Tibibo y Tibedo. Nous avons eu l'opportunité de vivre l'Europe. Nous vivons au Pays Basque français. Nous sommes allés au Pays Basque espagnol prendre l'avion. Nous avons atterri en Allemagne. Nous avons pris un avion de l'Allemagne à Bucarest pour arriver à Onesti. Donc, merci. Onesti, pour nous, c'est quand même c'est l'autre bout de l'Europe. Il y a le Cap Nord aussi. Voilà. C'est l'autre bout de l'Europe. Pour nous, au Pays Basque, à Biarritz, l'Europe est quelque chose de très important. Pour nous, c'est une opportunité de réconciliation et d'une construction d'une région transfrontalière. Le 8 avril 2017, la société civile, les citoyens européens comme vous, comme nous, ont fait déposer les armes à ETA et ont mis fin à 70 ans de conflits armés. Et ça, c'est grâce à l'Europe. Pour nous, l'Europe, on la vit tous les jours. Nous sommes un peu en France, un peu avec le Pays Basque espagnol, un peu avec l'Espagne. Nous sommes sur une zone transfrontalière où nous avons une identité culturelle et linguistique forte. Voilà. Bon, l'Europe au quotidien, chez nous, c'est aussi du bon et du mauvais. C'est 10 000 camions qui traversent régulièrement notre espace, avec la pollution, les embouteillages, tous les problèmes que ça crée, et tous les trafics qui vont avec. C'est aussi le tourisme, par lequel, on connaît l'Europe, parce que finalement, Biarritz s'est plus tourné vers la mer que vers la terre. Moi, je vais quand même en montagne, je vais être le seul, mais... Voilà, c'est quand même une ville qui est tournée vers l'océan au départ. Et donc, pendant longtemps, l'Europe, c'est des valeurs, une histoire qu'on apprend à l'école, malgré tout. On est très loin de Paris. Concrètement, chez nous, l'Europe, c'est assez éloigné. Et donc, notre réalité avec le Pays Basque occupe malgré tout beaucoup d'importance. On a essayé de vous le faire vivre. Et on veut vraiment voir dans l'Europe, donc, comme l'a dit Alexandra, une opportunité de régler pas mal de problèmes et peut-être de nous ouvrir, ce qu'on n'a peut-être pas forcément fait assez dans le passé. Alors vous savez que chez nous, le contexte quand même politique est très particulier. Nous avons eu des élections nationales, présidentielles. Lors de ces élections, hélas, nous voyons bien que l'Europe est... C'est un principe qui est remis en cause par un certain nombre de personnes. Et on voit peut-être aussi quelques aspects du passé réapparaître qui ne nous rappellent pas forcément des bons souvenirs. On a fait allusion aux deux guerres, notamment ce matin devant un monument. On aimerait bien que tout ça ne soit pas oublié. Moi, je suis professeur d'histoire, donc j'ai mon rôle, j'ai une implication par rapport à ça. L'Europe, c'est aussi d'autres réalités. Il y a eu le Brexit. En Aquitaine, il y a une forte communauté anglaise qui est aujourd'hui est inquiète parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'ils doivent lâcher la nationalité anglaise ou repartir en Angleterre? Ce sont des questions qui se posent à la fois pour les personnes individuellement et puis forcément pour les gens qui vivent avec cette communauté.
Donc c'est aujourd'hui l'Europe, c'est plein d'interrogations pour nous. Et donc on voit réellement dans les projets Erasmus une opportunité justement pour que les élèves, vous en fait, peut-être vous nous permettiez un petit peu de trouver des solutions avec notre jeunesse future pour savoir un petit peu vers où on va aller, peut-être leur apprendre aussi que l'Europe c'est finalement pas si loin puisqu'on peut le faire. Donc voilà, on espère simplement que ça sera bien un événement démultiplicateur, qu'on arrivera à faire des petits Européens, et pas partir en sens inverse comme on a parfois un petit peu la sensation actuellement en France. Mulțumesc. Ouais, ouais. Bon, je l'opéra di Santa Croce nous disait tout à l'heure, nous avons tous une carte personnelle de l'Europe. Il y a une seule Europe, mais nous sommes beaucoup, donc il y a beaucoup d'Europe dans nos têtes. Et c'est important, Alain l'a déjà souligné, l'Europe c'est ça, l'Europe c'est aussi Brexit, c'est aussi les problèmes de pollution, l'Europe représente les choses positives, 60 années de paix, donc l'Europe est très complexe, c'est une complexité comme Stefania Fuscani nous disait tout à l'heure, donc on cherche d'être simple, mais on dit que la simplicité, c'est la plus grande complexité. Et quand on est arrivé à comprendre la complexité, on est capable de trouver la simplicité. Mais c'est notre travail dans ce projet. On a 3 ans à apprendre à devenir simple, de ne plus compliquer l'Europe et d'essayer de l'Europe d'être l'Europe, une Europe culturelle, une Europe ouverte qui nous permette de vivre de bons moments ensemble, une Europe de joie, une Europe d'innovation, une Europe qui représente vraiment le progrès et pour nous tous le plaisir de vivre et de nous réjouir de ce don qui est la vie et qui est représenté aussi par le symbole de l'arbre de la vie. Avant de finir, je vais redonner la parole à notre directrice, Madame Mariana Berezki, mais j'exprime aussi un désir. J'aimerais, je l'ai eu à Biarritz, j'aimerais avoir une grande photo avec nous tous parce que ce soir, chacun, par sa présence, a exprimé un engagement. Vous avez choisi d'être ici, de partager ensemble ce moment et d'exprimer nos opinions sur l'Europe et de créer des liens affectifs, cognitifs, donc toutes sortes de liens dans nos têtes et dans nos émotions, nos sentiments, et c'est très très important. C'est pour ça que nous sommes ici, pour créer des liens, pour devenir amis et apprendre à ne plus faire la guerre. Apprendre à rester amis pour toute la vie. I think that's almost ready for the first day. We should finish with a buffet that we are going to have downstairs. I told you all along the day that Romanians eat a lot and very well. And let's finish the day with a buffet. And you students are also invited for, it's like a reward for what you did today. And we invite you to be together. Okay, if there's nothing else to add, tomorrow is the trip to Brasov, okay, at 8 o'clock. I don't know where the library. In front of the library.